Ciao amorosissimi! Così come avete visto dalle immagini, oggi andremo a realizzare un capo veramente leggerissimo e morbidissimo. Guardate cos'è, cioè è una nuvoletta. È un progetto realizzato ai ferri, con un numero di ferri molto grande rispetto al filato, per dargli questo effetto oversize, morbido morbido, che cade addosso accarezzando il corpo. È veramente un progetto super facile perché ci vuole un attimo. Voi avete facoltà di allargare e allungare i progetti a vostro piacimento. Vi basterà, come sempre, lavorare più ferri prima del posizionamento delle maniche. Io per la realizzazione della mia maglia ho voluto utilizzare un colore molto fresco. È un bellissimo color rosa corallo, veramente molto bello, e si può abbinare veramente con tanti colori, dal marrone al nero al blu. Lo potete veramente abbinare con quello che più vi piace. Adesso vi lascio al tutorial, però prima vi ricordo che se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità che pubblico, vi basta iscrivervi al canale senza dimenticare di attivare la campanella. E se il tutorial vi è piaciuto, regalatemi un like. Per realizzare la maglia io ho utilizzato il meraviglioso Drake Ecologic della Tessiland, che è un cotone strepitoso 100% riciclato. Sono gomitoli da 50 grammi per 125 metri di filo. E io ho voluto utilizzare questa tonalità meravigliosa, mi piace da matti, che è la Coral Fresh. Comunque lo sapete, nel box informazioni avete tutti i riferimenti. Ho lavorato la maglia con i ferri in linea numero 7 mm. Ovviamente avete facoltà di lavorarla anche a pannello, ma con i ferri circolari. Per le rifiniture invece ho utilizzato i ferri 4,5 mm. Poi ci servono un po' di marcapunti, per le misure e il campione un metro, un ago da lana e un paio di forbici. Iniziamo andando a montare sul nostro ferro. Per una taglia 44-46, tenete presente che questa è una tunica che deve rimanere molto molto morbida, è un oversize, 80 maglie, tenendo presente che il multiplo del punto che andremo a fare è di 3 maglie più 2, quindi se volete fare una taglia in più aggiungete 2 multipli, quindi 6 punti, se volete invece fare una taglia in meno ne sottraete 6. Montate i punti sul ferro con il sistema che più vi piace, io utilizzo il sistema complesso. Se non sapete come si montano i punti sul ferro, nel canale trovate la scuola di ferri dove vi insegno tutte le basi, quindi comprese anche le avviature. Una volta che abbiamo terminato quindi di montare i nostri punti sul ferro, andiamo a lavorare 4 ferri a punto alternato 4x4, ossia 4 diritti e 4 rovesci nel ferro di andata. Nel ferro di ritorno lavoriamo al contrario, quindi dove abbiamo lavorato i diritti lavoreremo i rovesci, dove abbiamo lavorato i rovesci lavoreremo i diritti. Il primo punto e l'ultimo punto del ferro sempre a diritto ritorto, quindi entro nel punto invece che da sinistra verso destra, in mezzo al punto, esco sul retro del lavoro e lavoro il mio diritto ritorto, sia nel primo punto che nell'ultimo punto di ogni ferro. Poi vado a lavorare gli altri tre diritti, 1, 2, 3. E 4 rovesci, 1, 2, 3, 4, 4 diritti e 4 rovesci, sino al termine del ferro. Termino il ferro con 3 rovesci e nuovamente un diritto ritorto, quindi entro in mezzo al punto, esco sul rovescio del lavoro e lavoro il diritto ritorto. Ora volto e ripeto sempre diritto ritorto, quindi entro sempre in mezzo al punto e lavoro il mio diritto. Adesso vado a lavorare, come vi dicevo, al contrario, quindi dove ho lavorato i diritti lavorerò i rovesci, dove ho lavorato i rovesci lavorerò i diritti. Qui ho i diritti e andrò a lavorare i rovesci. All'inizio sono 3 perché il primo punto è di vivagno, adesso ho i rovesci e lavoro i diritti. Rovesci su diritti, diritti su rovesci,
per un totale di 4 ferri, quindi ancora 2 dopo questo. Una volta quindi lavorati i nostri 4 ferri, appunto alternato 4-4, andiamo a lavorare il punto traforato, che inizia sempre col nostro vivagno, quindi sempre con la maglia a diritto ritorto. Adesso lavoriamo un gettato, quindi gettiamo il filo sul ferro dal basso verso l'alto e una cavallata doppia. Passiamo il primo punto del ferro senza lavorarlo, lavoriamo insieme a diritto i due successivi, dopodiché accavalliamo la maglia passata sui due lavorati insieme e tiriamo leggermente. Adesso sino alla fine del ferro due gettati e una cavallata doppia, quindi una volta gettata, due volte gettata, quindi due volte il filo sul ferro. Lo faccio rivedere, uno, avvolgo il ferro e due, e adesso nuovamente la cavallata doppia, quindi passo il punto, lavoro insieme a diritto i due successivi e a cavallo il punto passato, due volte il filo sul ferro, quindi due gettati e una cavallata doppia sino al termine del ferro. Chiudiamo il ferro dopo aver fatto l'ultima cavallata doppia con un solo gettato e un diritto ritorto, quindi iniziamo con un solo gettato e terminiamo con un solo gettato. Mi raccomando, è importante quando facciamo punti di questo tipo contare ad ogni ferro, e vi consiglio di contare nei ferri di ritorno, che sono tutti a rovescio, semplicemente dobbiamo lavorare a rovescio e a diritto ritorto. Quindi il primo sempre a diritto ritorto e poi tutti i punti a rovescio, quindi anche nel gettato singolo entriamo e lavoriamo a rovescio, rovescio, il primo gettato lo lavoriamo a rovescio, il secondo gettato portiamo in avanti il filo, lo lavoriamo a diritto ritorto, due rovesci e un diritto ritorto, quindi entro sempre nello stesso modo sul rovescio del lavoro e poi lavoro il diritto, due rovesci e un diritto ritorto, due rovesci e un diritto ritorto sino al termine del ferro, che finirà ovviamente con il vivagno, quindi con il diritto ritorto. Questi sono i due ferri da ripetere, quindi il ferro di andata con i gettati, il ferro di ritorno, due rovesci e un diritto ritorto, e procediamo andando a lavorare questi due ferri per un totale di 30, quindi lavoriamo 30 ferri dopo il bordino. Lavoriamo quindi per un totale di 30 ferri, l'altezza è di 25 cm a partire dal bordo. Adesso andiamo a fare i tagli per gli scalfi e andiamo a chiudere tre punti ai lati, quindi lavoriamo il primo normalmente, lavoriamo il secondo e accavalliamo il primo sul secondo, abbiamo chiuso una maglia, e ripetiamo per altre due volte, quindi lavoro il punto successivo e accavallo il precedente per tre volte. Quindi avendo chiuso un multiplo esatto, ricomincio esattamente dal primo punto. Quindi la prima maglia che ho sul ferro sarà la prima maglia. Faccio il gettato e vado a lavorare il mio accavallato doppio, esattamente come ho fatto nei ferri precedenti, poiché ho tolto esattamente un multiplo. Quindi procedo sino ad arrivare alla fine del ferro, poi volto e andiamo a chiudere insieme le prime tre maglie sul rovescio. Una volta quindi terminata la lavorazione sul diritto, voltiamo sul rovescio del lavoro e andiamo a chiudere accavallando sempre le prime tre maglie. Quindi lavoro a rovescio la prima, lavoro a rovescio la seconda, che in questo caso è il gettato, e vado ad accavallare una volta, lavoro la successiva due volte, lavoro la successiva tre volte. E ora continuo, in questo caso ho il diritto ritorto del secondo gettato e poi procedo, rovescio sul gettato e sulla maglia e diritto ritorto sulla seconda parte del gettato, rovescio, rovescio e diritto ritorto nella seconda parte del gettato,
e procedo in questo modo sino al termine del ferro. Poi continuo andando a lavorare il punto esattamente così come ho fatto sino adesso per 26 ferri dopo la chiusura dei tagli laterali. Ovviamente se volete una tunica più lunga, prima di realizzare gli scalfi andrete a lavorare più ferri in altezza. Una volta che avremo terminato di realizzare tutto il nostro pannello, procediamo con andare a chiudere i punti. Iniziamo con lavorare il primo diritto. Lavoriamo il successivo. Dopodiché accavalliamo una maglia sull'altra. E ripetiamo, lavoriamo il successivo e accavalliamo il precedente. Lavoriamo il successivo e accavalliamo il precedente. E procediamo in questo modo sino a chiudere tutti i punti. Una volta che avremo terminato di chiudere tutti i punti, allunghiamo l'ultimo, tagliamo un pezzettino di filo abbastanza lungo che poi utilizzeremo per cucire, apriamo l'asola, facciamo passare il filo, tiriamo e fermiamo. E andiamo a realizzare un secondo pannello uguale a questo. Una volta realizzati entrambi i pannelli, li sovrapponiamo e decidiamo la larghezza delle spalle, quindi la larghezza e la profondità dello scollo. Uniamo le due parti estreme, dalla prima dalla parte destra, poi dalla parte sinistra. Contate i punti così vi ritrovate agevolati per la parte successiva nella quale metterete gli stessi punti e poi andate a fermare con un marcapunti. Le mie spalle sono larghe 12 cm, quindi 12 cm per parte. Lo fate ovviamente da una parte e dall'altra, quindi contate lo stesso numero di punti e mettete il marcapunti anche dall'altra parte. Ovviamente dobbiamo avere la lavorazione sul rovescio, quindi mettiamo diritto contro diritto. Adesso prendiamo il filo, che abbiamo lasciato un po' più lungo, e andiamo a cucire le spalle. Per cucire utilizzeremo l'uncinetto da 4 mm. Uniamo bene le due parti, inseriamo l'uncinetto dove esce il filo. A questo punto prendo il pannello davanti e dentro nel punto corrispondente di fronte. Aggancio il filo e lavoro una catenella. Adesso unisco bene sempre i due pannelli, entro nel punto successivo davanti e dietro, agganciando tutte e due le asole e vado a lavorare una maglia bassissima. Catenella, punto accanto davanti e dietro, aggancio, maglia bassissima. Catenella, punto successivo davanti e dietro, aggancio il filo e faccio una maglia bassissima e proseguo in questo modo sino a terminare tutti i punti. Una volta terminato vado a realizzare una catenella aggiuntiva, tiro, taglio, fermo il filo. Prima di procedere con cucire la seconda andiamo ad aprire le spalline mettendo marcapunti come segno sia da una parte sia dall'altra. Prendiamo adesso i ferri 4 mm e mezzo e andiamo ad aprire la lavorazione. Da marcapunti a marcapunti dovremo andare a riprendere tutti i punti per realizzare il nostro scollo. Tenendo il lavoro sul diritto, partiamo dal primo marcapunti ed entriamo con il ferro. Andiamo a realizzare un cappietto col filo. Facciamo passare il cappietto sul ferro e lo stringiamo. Poi facciamo attraversare il cappietto al punto che rimarrà sul ferro di destra. E ripetiamo per ognuno dei punti. Quindi entro nel punto, getto il filo e lo faccio passare sul ferro. Punto successivo entro, getto e faccio passare sul ferro. E ripeto così per ogni punto. Quindi getto il filo, lo faccio attraversare dal punto e lo lascio sul ferro e procedo in questo modo sino ad arrivare al marcapunti successivo. Una volta che avremo terminato andiamo a lavorare per un totale di 6 ferri a punto coste 1 e 1. Entriamo nel punto e lavoriamo un diritto. Nel punto successivo lavoriamo un rovescio, un diritto, un rovescio,
sino al termine del ferro. Nel ferro di ritorno lavoreremo esattamente come nel ferro di andata, quindi rovescio su rovescio, diritto su diritto. Quindi rovescio su rovescio e diritto su diritto, per un totale di 6 ferri. Una volta che avremo terminato il nostro bordino di 6 ferri a costo 1,1 per un'altezza di 2 cm, procediamo con andare a tagliare un bel pezzetto di filo, inserirlo in un ago e andiamo a lavorare in questo modo. Entriamo nel punto sotto alla base e nel punto che abbiamo sul ferro e tiriamo. E facciamo cadere il punto al ferro. Punto successivo, punto successivo. E tiriamo. Punto successivo sotto, punto successivo sopra e tiriamo. E nuovamente punto sotto, punto sul ferro. Potete prenderli sia a rovescio sia a diritto, questo non è importante perché tanto questa parte sarà sull'interno del lavoro. E procedete in questo modo a chiudere tutto il nostro scollo. Quindi punto, punto sul ferro e tiro. Una volta che avremo terminato con tutti i punti, andiamo ad unire in tondo e andiamo a cucire i punti dello scollo. Entrando nei punti dei due pannelli, prima nel pannello davanti e poi nel pannello corrispondente dietro, sino a completare la chiusura dello scollo. Così. E adesso continuiamo con la chiusura della spallina, esattamente come abbiamo visto prima. Procediamo adesso andando ad aprire la lavorazione per lavorare le maniche. Apriamo e andiamo a lavorare, a riprendere le maglie in corrispondenza dei due tagli con i ferri numero 7 nuovamente. Qui abbiamo il nostro taglio, quindi abbiamo chiuso le tre maglie, entriamo nel punto subito successivo. Alla chiusura dei tre punti, qui andiamo a fare il nostro cappietto col filo, facciamo passare il cappietto sul ferro e come prima tiriamo dentro il punto. Punto successivo, getto il filo e lo faccio attraversare. Entro nel punto successivo, aggancio e faccio passare il punto. Punto successivo, entro in mezzo al punto, getto e faccio passare il punto. Punto accanto, getto e faccio passare il punto. E procedo in questo modo sino ad arrivare al taglio successivo. Riprendiamo i punti mantenendo il multiplo del punto traforato, dopodiché andiamo a lavorare esattamente così come abbiamo fatto nella lavorazione iniziale. Lavoriamo quindi le nostre maniche esattamente così come abbiamo lavorato il davanti e il dietro per un'altezza di 30 cm. A questo punto andiamo a lavorare i polsini e li lavoreremo nuovamente con i ferri 4 e mezzo. Li lavoriamo appunto coste 1 e 1 così come abbiamo visto prima il collo. Quindi un diritto, un rovescio. Un diritto, un rovescio, sino al termine del ferro, poi voltiamo e ripetiamo diritto su diritto, rovescio su rovescio, per un totale di 6 ferri. Terminati i 6 ferri di lavorazione del polsino, andiamo a chiudere con le accavallate. Lavoriamo il diritto, lavoriamo il rovescio e accavalliamo diritto su rovescio. Lavoriamo il diritto e accavalliamo. Lavoriamo il rovescio e accavalliamo e procediamo in questo modo sino a terminare tutti i punti. Riprendiamo adesso l'uncinetto numero 4, allunghiamo l'ultimo punto e andiamo a chiudere sottomanica e fianchi con l'uncinetto, così come abbiamo visto prima per le spalle. Prima però andiamo a chiudere la parte dei tagli.
quindi andiamo ad unire questa parte alla manica. Prendiamo un po' di filo, un'agugliatina di filo, prendiamo la goda lana. E allineiamo le due parti, dopodiché entriamo nel punto sotto, a quello dove abbiamo il filo, e nel punto sopra. E andiamo a fare un piccolo nodino per bloccare il filo. E poi li faremo sparire tutti all'interno dei punti lavorati, diciamo della chiusura dei punti, che è più comodo. Quindi adesso entriamo in un punto sotto, in un punto sopra, al contrario, un punto sopra, in un punto sotto, punto sopra, punto sotto, punto sopra, punto sotto, e adesso chiudo con un punto asola. Ora, per fare sparire il filo di lavorazione, entro all'interno della cucitura, dei punti della cucitura, così, e lo farò con tutti i punti, con tutti i fili, scusate, di lavorazione. Dopodiché muovo il lavoro per distribuire il filo e taglio via. Procediamo adesso con andare a cucire i sottomanica e i fianchi nello stesso modo. Quindi uniamo i due polsini, entriamo nel punto di fronte a quello dove abbiamo il filo, agganciamo e chiudiamo una catenella. Allineiamo la lavorazione, entriamo nel punto sotto, nel punto sopra, agganciamo il filo e chiudiamo una maglia bassissima, catenella, punto sotto, punto sopra, aggancio e chiudo la maglia bassissima e poi faccio una catenella. E procedo in questo modo, andando a chiudere prima i sottomanica e poi i fianchi. E a questo punto la vostra deliziosa maglia è pronta per essere indossata. La lavorazione è super morbida, vedete che è proprio una nuvoletta, è leggerissimo e soprattutto molto molto fresco. Adesso non vi rimane che prendere in mano i ferri, il filato e provare a farlo. Il nostro tutorial è terminato, io come al solito vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un enorme bacio e vi aspetto al prossimo. Ciao Rosy!